Senta, Zaia, il giornale quindi lo tira oggi in ballo sulla questione di Miss Italia. È vero, non è una questione centrale, mi pare che Miss Italia sia stata pilotata o non pilotata, però si ripropone il discorso delle ragazze usate per fare su questa cosa, anche sul fatto che abbia vinto una Miss della Veneto piuttosto che si è fatto un'idea su Zaia o non ha seguito la vicenda? No, l'ho seguita, ma relegandola a una marginalità che la vicenda stessa deve avere, al di là dei fatti. Cioè, l'Italia ha di fronte delle questioni talmente gravi. Domani è la 18ª anniversario Dopo ne di Giovanni parliamo. Falcone, sì, ma non voglio occuparsi di perché ha vinto Miss Va Italia una bene. ragazza, mi sembra stucchevole. Dite ovviamente no al ventilato da alcuni condono edilizio, questo mi pare ovvio. Che posizione avete? Assolutamente no, dobbiamo discuterne, ma il condono edilizio non può essere. Buongiorno, Buongiorno. pronto? Senta, lei ha detto un passo indietro chi dovesse essere coinvolto da vicende giudiziarie. Possiamo chiamarlo un rimpasto della legalità? Le piace? Non è male come Me forma, lo un deve dire rimpasto. chiaramente, se no poi dicono Klaus ha detto e Fabio Granata ha detto solo di sì, così evitiamo. Rimpasto di un nuovo corso più attento alla legalità. Vabbè, io sintetizzo a questo punto. Sì. Senta, certificati di legalità anche ai collaboratori dei ministri, è d'accordo? Assolutamente sì, l'ho fatto io inserire nel protocollo di legalità sulle elezioni regionali anche per quanto riguarda i consulenti e le giunte delle regioni, quindi a maggior ragione per i collaboratori dei ministri. Senta, al posto di Scajola, Tabacci, come lo vede? Non sta a lei, ma un parere personale. Beh, Tabacci è una persona esperta e di grande Anche livello. perché all'UDC siete stati voi i primi ad aprire, no? Adesso sembra che sia chissà chi, Però ma... io ho condiviso i tentativi di Berlusconi di aprire a soggetti importanti del appunto. mondo immaginario, quindi no, di aprire, io mi riferivo al Ah, tentativo Marcegaglia, certo, perché con sulla l'onorevole legalità Marcegaglia. la Confindustria è stata ferma, quindi a lei ovviamente No, va ma bene. anche per dare un tanto, per inserire un tecnico di alto profilo in un settore chiave dello sviluppo economico del paese. Ma loro non ci vogliono venire, il problema è questo. Quindi, però il nome di Tabacci, così per un gioco le dispiacerebbe o non le dispiacerebbe? Per un gioco non mi dispiacerebbe, Per ma un è un gioco. gioco perché Stiamo non credo che giocando. Tabacci sia Non disponibile. creda che... Vabbè, mai dire mai, insomma. Senta, abbiamo detto, su Napolitano è uscita adesso un'agenzia che dice che critica le norme sulle intercettazioni. Già qualche giornale l'ha anticipato, però c'è adesso proprio l'intervento di Napolitano abbastanza... Se mettono la fiducia, voi cosa fate? Noi speriamo di arrivare a un testo che sia sostenibile con la fiducia, quello attuale non lo è. Quindi la fiducia su questo non se ne parla Su neanche. questo ci porremo il problema quando arriverà questo testo, cosa che credo di escludere perché sia Napolitano, ma da parte anche di molte forze del PDL, c'è una pressione a migliorare il testo. Bene, senta, sulla mafia, veniamo all'evento di domani a Falcone. Passa un po' in secondo piano, paradossalmente proprio in un momento in cui si riapre la questione morale. Cosa si può fare di nuovo, di impattante per ricordare Falcone? L'esempio della Esempio politica, vostro. l'esempio nostro, certo, di E quindi... chi? E quindi porre i temi del contrasto alle mafie e dei comportamenti irreprensibili al primo punto dell'agenda della politica, Quindi... anche con atteggiamenti conseguenziali per chi è investito dalle inchieste. Senta, sulla giunta siciliana ci sono novità, va avanti, resiste, perché abbiamo perso un po' il Va filo. avanti perché la questione pirandelliana è molto complessa. Certamente Lombardo, nella sua azione di governo su acqua, rifiuti, termovalorizzatori e sanità, ha dato un segnale di grande cambiamento. Poi ciò che ha fatto Lombardo prima di fare il Presidente della Regione è un altro tema, ma di questo tema non si è ancora ben capito se ne stia occupando la magistratura, nel senso che ci sono versioni contrastanti anche all'interno della stessa Procura di Catania. Senta, io ho cercato dichiarazioni di Formigoni, Cota e
recenti Zaia, nuovi governatori, sul discorso della legalità delle 'ndrangheta e delle camorre, perché poi in Emilia Romagna c'è la camorra, come aveva detto Saviano. Ne parlano poco. Bocchino mi ha detto: le regioni non è vero che non possono fare, perché possono controllare gli appalti, possono fare degli osservatori, le stazioni uniche appaltanti, possono creare le tracciabilità dei capitali sugli appalti pubblici, possono fare tante cose. Però la 'ndrangheta si espande. È d'accordo con me o è una forzatura mia che stanno troppo zitti? Assolutamente, è uno dei problemi. È d'accordo con me che stanno troppo zitti o è una mia forzatura? Sono d'accordo che non è una forzatura, devono intervenire, ma d'altra parte Zaia, che è dello stesso partito di Maroni, ha la consapevolezza piena di ciò che avviene, come ce l'ha Formigoni, quindi devono intervenire in maniera ancora più pressante. No, momento, la consapevolezza è un conto, la mia domanda è: stanno troppo zitti su questi temi? Lei mi dice per il momento sì o no? Non ho sentito grandi grida d'allarme. Ok, quindi le farebbe piacere che su questo punto, certo, visto che al nord... Allora, mettiamola così, non è una questione siciliana, dovrebbero occuparsene in maniera più diretta e pressante. Come vedrebbe Saviano, leader del Partito Democratico, e se questo fosse, per voi si aprirebbero dei nuovi scenari di dialogo? No, perché Saviano è un uomo di cultura, è uno scrittore, non credo al fatto che ci sia, la politica ha una sua forte specificità, se Saviano vorrà determinare un proprio impegno in politica, spero che non lo faccia col Partito Democratico, ma io sogno un PDL dove possa stare Saviano. Allora, ultima domanda, la manovra leghista non passerà, passerà una manovra giusta? Passerà una manovra equilibrata di coesione sociale dell'Italia. Okay.